Siamo con l'assessore Simon Gaiotto, assessore ai servizi sociali del comune di Pioltello. Assessore, il comune, per quello che riguarda i servizi educativi alla prima infanzia, per capirci gli asili nido, ma non solo, ha costituito una società ad hoc. Qual è la logica che ispira questa scelta? Nel 2007 abbiamo costituito l'azienda speciale Servizio alla persona e alla famiglia Futura, con l'obiettivo di poter offrire ai cittadini di Pioltello, con la flessibilità dei servizi privati in termini di orari, in termini di offerta, ma con il controllo e la qualità del pubblico, i servizi all'infanzia. L'azienda speciale Servizio alla persona Futura gestisce il nido Monteverdi e i nostri due tempi per le famiglie. È stata anche un'occasione per stabilizzare il personale, potendo garantire anche una continuità educativa, cioè sapere che ogni giorno trovi la tale educatrice, il tale educatore, e non ogni giorno una persona diversa, come spesso accade nei nidi dove la qualità e l'offerta è più bassa. Quindi una scelta che premia il pubblico. L'idea è che il pubblico non si deve sottrarre rispetto a servizi così importanti, per cui la crescita dei nostri cittadini, dei più piccoli, deve continuare a essere di grande qualità e il pubblico la sa offrire, spesso, diversamente da quello che si crede, assai meglio del privato. Assessore Gaiotto, quanti sono i bambini di tenera età, diciamo fra 0 e 3 anni, a Pioltello? E qual è la copertura di questa fascia di popolazione che il Comune vuole raggiungere con i servizi destinati alla prima infanzia? Ogni anno a Pioltello nascono poco meno di 250 bambini, per cui noi ci rivolgiamo circa a 750 famiglie. Noi abbiamo 3 asili nido che possono ospitare complessivamente poco più di 160 bambini. Abbiamo 2 centri per la famiglia. Entrambi complessivamente possono ospitare poco più di 120 famiglie. Il nostro obiettivo nei prossimi anni è di superare il 40%. Tenete presente che in Italia la copertura di posti nido percentualmente è del 9,8%, in Lombardia poco più del 16%. La realtà di Pioltello si caratterizza per essere una realtà molto attenta ai temi dell'infanzia e quindi della famiglia, della conciliazione dei tempi di lavoro e delle pari opportunità per le mamme. Ecco, 3 asili nido, diceva, e in realtà ce n'è un quarto che sarà costruito l'anno prossimo, quindi 4 asili nido a Pioltello. In questo momento qui ci troviamo nell'asilo nido della zona nuova di Pioltello, il terzo a essere costruito 2 anni fa. Ci può parlare delle caratteristiche di questo asilo, quanti bambini può ospitare, che caratteristiche ha? Abbiamo aperto il terzo nido, il nido Monteverdi, nella primavera del 2008, può ospitare poco più di 40 bambini, è una struttura innovativa, moderna, in grado di garantire un'accoglienza calda in inverno e fresca in estate, con un basso consumo di energia. La scelta dei materiali si caratterizza per una scelta ecocompatibile. Abbiamo aperto questa struttura grazie all'azienda speciale Servizi alla persona Futura. Siamo nella fase finale di progettazione del quarto nido, che comincerà nella primavera del prossimo anno, nel quartiere di Limito, in modo tale da poter garantire a tutta la città una copertura non soltanto numerica, ma anche di vicinanza di servizi alla famiglia. Ecco, citava, oltre agli asili nido, anche altri servizi per le famiglie con bambini piccoli, innovativi, particolari. Ce ne può parlare? Sì, noi abbiamo 2 centri per la famiglia, uno nel quartiere di Seggiano, uno nel quartiere di Pioltello, e i centri per la famiglia sono un luogo dove la mamma, se non lavora, o una nonna, cioè figure di riferimento diverse da quelle della mamma e del papà, possono andare quotidianamente, incontrare altre mamme e, seguite da delle educatrici preparate e formate opportunamente, seguono degli incontri di gruppo, quindi confrontando e socializzando le loro esperienze, e i loro bambini contemporaneamente possono, seguiti da un'educatrice, incontrare altri bambini, opportunità che non avrebbero rimanendo in casa. Ecco, fra l'altro questo servizio permette di individuare già in età molto precoce eventuali problemi che i bambini possono avere. Sì, problemi dell'apprendimento, problemi di socializzazione che vengono quindi incontrati prima e facilmente seguiti o risolti. Inoltre, dallo scorso anno, a tutti i nuovi nati arriva un kit di benvenuto della città con una guida che presenta loro tutti i servizi che la città offre, pubblici, privati, sanitari, le farmacie, gli orari, garantendo quindi la possibilità ad una famiglia
nel momento di arrivo del primo bambino, di conoscere quali sono le offerte che la città mette loro a disposizione. Solo lo scorso anno ne abbiamo distribuiti oltre 800, perché questo, abbiamo pensato che questo potesse essere un servizio utile non soltanto ai nuovi nati, ma anche a tutto lo 06. Inoltre, dentro questo kit di benvenuto, tutte le famiglie trovano una carta di offerte, una Pioltello 06, che abbiamo costruito insieme ai commercianti del territorio, che offrono in questo modo sconti alle famiglie e, come dire, creano della, fidelizzano anche una clientela. Noi crediamo che questo sia un servizio importante che si offre alla città e un'opportunità per i commercianti di offrire i loro prodotti per i bambini piccoli. Sono oltre 30 commercianti che hanno aderito e questo è un servizio che cresce, che continua a crescere e che noi continueremo a potenziare nei prossimi anni. Il kit di benvenuto è ritirabile nelle farmacie comunali.